Cioè, come ci si avvicina a questo strumento e che strumento è soprattutto, perché è particolarissimo. È una percussione, cioè appartiene alla famiglia delle percussioni armoniche. Io l'ho conosciuto nei miei viaggi in giro per l'Europa, dopodiché ho deciso praticamente di avviare il mio approccio verso questa tipologia di strumento dopo averlo visto nel 2014 a Roma, in Campo dei Fiori, mentre ero in giro con la mia famiglia. Rimanemmo affascinati a tratti da questo suono celestiale. Mi voltai, vidi un elephant player praticamente cimentarsi con questo disco armonico e da allora ho cominciato la mia ricerca che dopo circa 5-6 mesi mi ha portato ad incontrare una persona del settore che ha reso possibile il mio primo acquisto sostanzialmente. Ho incominciato a creare brani, a comporre brani, poi questo è uno strumento particolare perché non segue uno spartito per cui anche diciamo, le melodie vanno riproposte e rielaborate mnemonicamente. Sono degli strumenti perché lui ne ha molti, ma poi in realtà è uno strumento assolutamente mutevole, come la maggior parte degli strumenti acustici, molti strumenti acustici, anzi tutti gli strumenti acustici artigianali ma anche industriali in realtà non sono mai uguali, perché se fai un'analisi spettrale delle, diciamo, delle armoniche, la risposta all'impulso, eccetera, di sviluppo, in realtà nessuno strumento è uguale a un altro. Questi credo che siano molto capricciosi perché è molto complicato far suonare bene. Ha un suono da corda, e questo è un po' diverso da tante altre percussioni che hanno soltanto un suono molto chiuso. Allora, spiegaci un po' l'origine. L'origine è una rivisitazione di un vecchio strumento fatto a Trinidad e Tobago, che è uno steel pan. Alcuni maestri svizzeri, perché alcuni mi dicono questo più è uno strumento indiano, no? Perché dà un po' del suono un po' orientale, invece dei maestri di steel pan svizzeri hanno rivisitato questo vecchissimo strumento di Trinidad e Tobago e hanno fatto la cosa fondamentale che è il dimple, che sarebbe questa fossetta qui, e dà una forza alla membrana centrale per poter separare oltre alla fondamentale anche le quinte e le ottave e quindi creando un suono molto armonico.